Il sindaco di Bari, Antonio De Caro, è stato ospite del quinto appuntamento di Common Ground a Bisceglie, lo spazio dedicato all'impegno sociale delle future generazioni. Sentiamo. È fondamentale avere una generazione che si occupi della città. Sono queste le parole di Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente dell'ANCI, ospite a Palazzo Tupputi di Bisceglie durante il quinto appuntamento di Common Ground, il percorso di formazione alla cittadinanza attiva dedicato alle generazioni future. Beh, io credo che innanzitutto sia fondamentale avere una nuova generazione che si occupi dei temi della città attraverso una sorta di attività sussidiaria che è prevista dalla Costituzione con i cittadini, soprattutto quelli più giovani, in forma associata o anche spontaneamente, che si occupano dei temi cittadini. E nelle nostre amministrazioni comunali, nel nostro paese, ormai lo facciamo da tanto tempo, dal bilancio partecipato alla partecipazione alla scelta dei progetti, alla condivisione, all'utilizzo anche dei beni condivisi. Ci sono aree, suoli, terreni, immobili che le amministrazioni comunali ormai da tanto tempo mettono a disposizione dei propri concittadini, soprattutto dei più giovani. Noi abbiamo fatto delle esperienze che sono anche esperienze legate all'animazione dal basso, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale. Abbiamo fatto nella mia città le cosiddette reti civiche urbane, abbiamo messo insieme associazioni, scuole e parrocchie che poi rappresentano la spina dorsale, la struttura portante di una città, e loro, con le loro iniziative, attraverso solo un coordinamento, una programmazione da parte dell'amministrazione centrale, hanno animato dal basso i 14 quartieri della città che ho l'onore di rappresentare da qualche anno. Common Ground è uno spazio comune di riflessione, confronto e approfondimento sui temi della cittadinanza, dell'impegno sociale, della politica intesa come cura del bene comune e arte di costruire il futuro. Un modo per imparare l'uno dall'altro e sentirsi sempre più cittadini. Un evento sostenuto da 35 associazioni attive sul territorio e patrocinato dal Comune di Bisceglie. Come la politica non deve più guardare a programmi che hanno un riferimento immediato, ma deve avere visioni più ampie, deve pensare al domani e non all'oggi e quindi iniziare a fare scelte davvero coraggiose, perché se dobbiamo lasciare alle future generazioni una terra, un mondo, un territorio migliore di come l'abbiamo trovato, dobbiamo impegnarci a un utilizzo delle risorse, uno sfruttamento del territorio sostenibile. Quindi una sfida è la sfida del futuro e oggi si parlerà di questo.